Domenica 3 marzo si è tenuta presso la Cineteca di Bologna la premiazione della 21esima edizione del premio Luca De Nigris. Ne abbiamo parlato con Fulvio De Nigris, promotore del concorso. Il premio Luca De Nigris nasce 21 anni fa per ricordare Luca, che era mio figlio, un grande appassionato di cinema, scomparso dopo un lungo coma, qui è dedicata alla Casa dei Risvegli di Bologna. Gli amici di Luca con la Cineteca di Bologna, con schermi e lavagne, hanno pensato appunto di fare questo concorso che ricorda sì Luca, ma è anche un modo per incentivare i lavori audiovisivi nelle scuole. E devo dire che in 21 anni di attività questo lavoro si è visto. Oggi il premio è consolidato e grazie appunto a schermi e lavagne è diffuso in regione nelle scuole di ogni ordine e grado. Ogni anno, come dire, gli elaborati sono sempre maggiori. Il nostro intento, grazie anche a un contributo economico che diamo ai primi e secondi classificati, per noi grazie anche al contributo del gruppo ERA, è quello appunto di incentivare la cultura dell'audiovisivo e l'alfabetizzazione delle scuole. Quest'anno proprio la Cineteca ha introdotto questo nuovo tema, che ogni esperto nelle scuole sul cinema, appunto per permettere agli insegnanti di essere maggiormente acculturati rispetto al cinema. Dobbiamo dire che i temi che sono stati affrontati dai giovani sono tanti, riguardano molto il disagio giovanile, il web, il cyberbullismo, l'immigrazione, anche gli aspetti della memoria storici, e devo dire che i risultati sono molto apprezzabili in ogni forma, sia nella fiction che nel documentario che anche nell'animazione, quindi un premio che non è soltanto regionale, ma come abbiamo sempre detto con Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca, vorremmo far diventare nazionale. Credo che con l'aiuto di schermi e lavagne questo possa succedere, perché è veramente una risorsa importante e l'unico vero premio nazionale che si rivolge alle scuole. Aperta proprio grazie alla, come dire, l'idea della Cineteca di voler diffondere questo premio anche fuori dall'ambiente scolastico, però in una fascia giovanile tra i 13 anni in su, che è una fascia di persone che sempre più si indirizza verso gli audiovisivi, verso i social media, quindi trova nel mezzo video una dei possibili strumenti di affermazione di una propria identità creativa. Credo che questa sia una linea giusta, perché non è soltanto nella scuola che, come dire, il cinema si sviluppa, ma anche fuori di essa, attraverso proprio le comunità giovanili, che trova un elemento di affermazione proprio in quanto i giovani frequentano molto il mezzo video e i social media. Attraverso questi il fatto di postare delle cose, quindi dei mezzi creativi, permette sempre di più di esprimersi. Ecco, noi abbiamo cercato attraverso questo premio Videomaker, anche grazie un po' a Informa Giovani del Comune di Bologna, di dare un'ulteriore sensibilizzazione, un ulteriore stimolo.